Bella a tutti ragazzi, qui Golis, ben ritrovati sul canale The Maniac. Ragazzi, oggi siamo in un altro video di Destiny 2 e siamo in un video molto molto interessante. Si parla del raid Il Leviatano che abbiamo finalmente concluso dopo tanti giorni dall'uscita, però diciamo ci sono state delle complicanze che non ci hanno permesso fino a questo momento di completarlo. Comunque oggi l'abbiamo fatto con i secondi personaggi e diciamo è stata una cosa molto molto semplice. Abbiamo fatto tutti gli step in un solo tentativo, però oggi non vi parlo di raid in sé per sé, però vi parlo del boss finale. E ragazzi, c'è un glitch molto molto interessante che vi permetterà di affrontare Kalus in diciamo senza nemici nella stanza, quindi ancora più semplice di quanto è. Cosa bisogna fare ragazzi? Allora, ci sarà una persona che dovrà appunto cambiare il personaggio, mentre le altre 5 persone dovranno farsi uccidere da Kalus. Nel video vi sarà ancora più chiaro, quindi è molto più facile a farsi che a dirsi. Quindi 5 persone si faranno uccidere, nel frattempo Kalus verrà, diciamo ucciderà i 5 guardiani. Una volta uccisi, la sesta persona che dovrà cambiare appunto personaggio cosa dovrà fare? Come vedete nel video, vi dovrete suicidare nella fiaccola che contiene questo fuoco e quando vi ucciderà dovrete cambiare personaggio allo scadere dei 6 secondi che diciamo ci dividono dal ricominciare l'attività. Una volta eseguiti tutti questi passaggi, appunto le porte rimarranno aperte e non spawneranno nemici. Però ragazzi, questa cosa, questo glitch appunto sarà attivo finché voi non morirete, perché una volta che sarete morti, diciamo, le porte si richiuderanno e i nemici spawneranno di nuovo. Quindi dovrete completare Kalus in un giro, anche perché poi non ci saranno più munizioni appunto da utilizzare, quindi potrete anche entrare in 5 persone per ottenere un moltiplicatore ancora più alto, fino a 90. Noi non ci siamo riusciti, l'abbiamo completato normalmente, però appunto era questo video per mostrarvi questo glitch. E ragazzi, io spero che sia stato abbastanza chiaro. Per qualsiasi diciamo perplessità potete scrivere nei commenti e vi risponderemo subito. Quindi lasciate tanti like ragazzi, condividete con i vostri amici guardiani nei gruppi Facebook se ritenete che questo video vi sia stato d'aiuto. Da Golis è tutto, qui The Maniac, enjoy.